chiamo Sergio Antoniuzzi, io ho sempre operato da 59 anni in questo mercato, in questo settore. Ho un'azienda storica, una delle prime aziende in Italia che la riconoscono tutti, che si è occupata di ecologia già nell'anno 1985. Ho fatto il presidente di squadre importanti, ho fatto il presidente delle vecchie glorie, ho girato il mondo portando questi giocatori tutti di Serie A, gente che ha fatto i mondiali, alle Coppe Pelé. Quindi ho avuto tanti successi, mi sono divertito, ho avuto tutto e di più, però ho avuto anche la sfortuna di perdere un figlio, era il 1989. E lì un colpo duro, sono stato costretto a lavorare perché avevo la fabbrica dietro, avevo delle famiglie, avevo un'azienda che era all'apice del successo e sono stato costretto a continuare, e per continuare nel dolore ho dovuto cercare sempre di innovare qualità. Questa qualità che il Comune di Venezia, per esempio, che è qua vicino, ha sposato la mia filosofia, e c'è un'ordinanza del 1989 che chiedeva i miei prodotti, che nessuno era capace di formulare a quei tempi. Avere oggi un'industria di produzione, non di commercio, perché il commercio copre i vendi, non puoi che pensare alla continuità dell'impresa. E fare oggi impresa, fare l'imprenditore, si è eroi. Mi spinge a farlo che ho mia figlia, che un giorno una multinazionale recente ha detto: voglio comprare la tua azienda. E io sono andato da mia figlia e gli ho detto: Daniela, ci vogliono comprare, tu cosa dici? Ti lascio i soldi o ti lascio l'azienda? E lei mi ha detto: papà, lasciami l'azienda. Ho detto: va bene, ti lascio l'azienda. Mi ha dato tanta gioia, tanto entusiasmo, mi ha fatto capire che ho lavorato bene. Però ho provato anche un dispiacere, perché dico: l'azienda è un impegno, i soldi magari ti diverti, poi fai altre cose. Il problema è stato un altro, che per lasciare l'azienda ho dovuto ancora reinvestire, perché si dice sempre che le aziende vanno male quando iniziano i giovani. Ma questo è anche vero, io li ho visti i vecchi che dicono ai figli: oi, mio fa sacrifici, vuol lavorare una vita, no? Adesso mi tiri fuori da ne, no? E ti va avanti, ti fa il tuo sacrifici, parli milanese, il tuo sacrificio, no? È difficile dire questo. Ecco che l'azienda va male. Mia figlia cosa ha fatto? Ha detto: papà, ma hai tanti risparmi? Sì, sai che mi serve fare questo investimento? Quindi mi ha sifulato tutto e qui sono rimasto ancora più povero.